3, 2, 1, let's go! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi giocheremo alle Bedwars, solo che potremo usare solo l'ascia. Esatto. Quindi dovremo usare soltanto solo l'ascia per per combattere e non la spada. Voi ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividere il video con tutti i vostri amici. Cerchiamo di superare i 9 like per questo video, così porterò altri video così. Intanto c'ho 2 loot chest che poi lutterò, vabbè. Allora, direi di farmi qualche quest oggi mentre gioco questa challenge, sempre se ci riesco. Perché da quel che so l'ascia in legno è bruttissima. Io ci ho già provato a giocare con l'ascia in legno una volta, fa schifo. E quindi potremmo usare solo l'ascia. Però non per forza il legno, potremmo anche tipo potenziarcela, tipo farla diventare in diamante, per esempio. Cosa che io ho paura che farò, anche se non so se è conveniente farlo, insomma muoio e poi... E quindi, sarà difficile. Soprattutto per un livello 7 come me. Comunque. Allora, salve signore, ok. Ci abbiamo l'uomo hot dog lì. Eccolo là. Hot dog, vabbè, chi se ne... Come si chiama è uguale. Allora, wooden sword non ti dovrò usare più. Quindi direi di fare così. Ragazzi, questa challenge ho paura che sarà molto peggio dell'altra. Perché è incantata? Efficienza 1. Oh mio Dio, 3 di attacco. Ma si può vedere? No, non si può vedere quanto cosa fa. Ah, spada di stonti vorrei prendere ma non posso. Questa mi darà più problemi della scorsa challenge, della challenge con la spada in legno sicuramente. Guarda, ci scommetto tantissimo che mi darà più problemi. Ok, allora andiamo a pushare il blu. Che non so cosa stia facendo. Io in ogni caso vado comunque da lui. Il bello è che se mi faccio sharpness, ovviamente non mi darà sharpness per l'ascia. Naturalmente. E il mio vicino può arrivare prima ai diamanti, perché io almeno un'ascia me la dovrò fare. Non ha knockback quest'ascia. Ok. Oh mio Dio, raga, è impossibile. Cioè, fa 3 di danno e il knockback è pessimo. Ascia in legno bocciatissima, veramente. Facciamoci quella in stone, magari migliora. Allora, cerchiamo di uccidere il blu. Azzurro? Questo azzurro ci avrò un botto di diamanti, ma preferisco uccidere prima il blu. No, non fare il ponte in alto, ciccio. Cosa vuol fare? Pazzo suicida che sono. Non è caduto? Oh mio Dio, che fortunato. C'è una TNT. Uno di vita?
Sì, alleluia. Ok, facciamoci una protection. La sharpness non serve perché non credo me la dia anche per cosa, per la cosa, per l'ascia. Sì, ciao. Non ci posso credere, ma siamo sfortunatissimi, raga. Tutti contro di noi, ma il purple cosa c'entra? Era distante, anni luce da noi, e proprio noi viene a pushare, vabbè, ciao. Preferisco colpire con la mano che se devo buttarli giù. Cioè, che cavolo. Sembra più una sfida di sumo. Spada in stone mi manchi. Allora, speriamo di non avere di nuovo tutto il mondo contro di noi. Il bello è che la spada in legno è quella che fa più schifo. E la spada in legno, se ciao, sono stupido. Lascia il legno. Allora, anch'io però scemo, cioè, non posso farmi la mela d'oro, che cavolo. Pushiamo il grey. Ma sì, dai. Usciamo prima al grey. Quello ci distrugge il letto e moriamo. Ecco, ci distrugge il letto. Basta con sti pillar del cavolo. Hai rotto le scatole. Guarda, guarda che infame che si torna in base col pillar vittorioso. Mo ti distruggo il letto. Dov'è? Oh no, c'ha la spada in ferro. Ma io come faccio? Non posso ucciderlo. Quello c'ha la spada in ferro. Dove cacchio è? È sopra, è sopra. È sopra. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, è la cosa più strana che ho mai fatto. Devo uccidere il Grey. Si, fai sto pillar, fallo, fallo, vai. Tanto i pillar non servono a niente. L'acqua è nella mia base a fare non so che cosa. Ragazzi, mamma mia.
Facciamoci l'ascia in ferro, lo so che è un po' uno spreco, ma meglio se ce la facciamo. Fireball. Sembra che il rosso e il blu stanno facendo guerra, quindi io direi di approfittarne per andare ad uccidere il blu e il rosso, uno di loro due, ecco. Oh mio Dio, questo è fortunatissimo. GG. Protection. Maniac Manier. Rimaniamo io e l'acqua. Scontro finale. Che cavolo, ma questo è fortunatissimo! E ne facciamo un'altra. Questa qua invece la faremo normalmente. Faremo l'ultima partita, la faremo normalmente, giusto per fare un po' così. Tanto per, no? Allora, useremo le spade normali, quindi per fortuna, perché se no... Solo questa partita però, solo l'ultima partita. Poi magari, che ne so, se abbiamo tempo facciamo un'altra partita. Dipende dai minuti di registrazione. Ok. Allora, direi di prenderci subito spada in stone, quanto mi manchi. È da due challenge che non ti vedo, che cavolo. Quindi prendiamo questo oro, sperando che ce ne sia abbastanza per un'attività. Andiamo all'isola dei diamanti prima di lui, perché sennò è un bel casino. Ok, il blu già con la distruzione dei letti. Si calmi, signor blu. Allora, il pink è stato ucciso. O andiamo dal blu, che ho paura che potrebbe darmi qualche problema. O andiamo dal white, che anche lui mi sembra che potrebbe darmi qualche problemino. Per ora non facciamo nulla. Andiamo in base e ci facciamo sharpness. Poi devo decidere bene, perché il blu ho paura che potrebbe far qualcosa di brutto. Allora, prendiamo 4 diamanti. E mo facciamo la sharpness. Ecco, ve l'ho detto che mi poteva dare qualche problema. Il problema è che ho paura del white. Allora, secondo voi sa dove sono io? Vediamo della sua assenza. Allora, noi dobbiamo aspettare che se ne va via.
Sembra molto bravo lui. Rip, no raga, mo ci distrugge il letto. Lui sa fare il fast bridge, mi sembra. O no, o no. Uff, raga, siamo fortunatissimi. Io direi che se vado a provare ad ucciderlo non succederebbe niente. Almeno che non è ben equipaggiato, in quel caso potrei essere morto. No, c'aveva una pearl, ender pearl. Ucciso. Uff. Raga, stava per bersi la pozione di invisibilità. In quel caso eravamo poco poco, giusto poco poco nei casini. Questo. Questo. E anche questo qua. E andiamo ad uccidere il white. Anzi, il verde, perché sembra intenzionato lui ad uccidermi. Ucciso. Andiamo nella sua base, raga. Vola, vola. Voliamo. Dovrei uccidere il White, ma mi sembra più buono uccidere. Ah, salve, signor White. No, cosa? Cosa? Come ha fatto ad uccidermi se io ero meglio equipaggiato di lui? Cosa, avevo una spada in ferro, non ho capito. Allora, aspettiamo per prenderci l'armor in ferro noi. Ci riesco? Ok. Completato una challenge, nice. Pure completato una missione. Il white c'ha il letto distrutto. Manca da distruggere il letto il verde. E poi dobbiamo anche uccidere il tizio, Bau Bau. Chiamo il white, che non so dov'è. Sta andando dal verde per caso. Ok, è là il white. Se uccide il verde. Potrebbe benissimo uccidermi. Cerchiamo di ucciderlo. No, raga! Che fail! Dai, mancava un centimetro e lo prendevo. Voglio prendere una fireball, io ne sono sicuro. Guarda come mi corre in base, guardalo. Devo riuscire a farlo cadere giù. Lui ha prot 3. Non, cioè, io ho prot 3. Lui non lo so. Sì, GG raga. Abbiamo vinto contro un pro praticamente incredibile. Ma mi si rifacciamo la lobby, ok.
Perfetto. Allora ragazzi, noi ci allora questo video di... il video di oggi finisce. Ci vediamo in un prossimo video. Per ora non so cosa dirvi. Vi dico solo di lasciare un like, un like, iscrivervi al canale e condividere il video con tutti i vostri amici. Adios.